Contro un'auto sulla Pesciatina grave motociclista di 53 anni l'incidente si è verificato a Borgo Nuovo, nella comune di Capannori, l'uomo in prognosi riservata all'ospedale San Luca. Sugli assi viari la prima sfida tra i candidati a sindaco e il confronto tra i pretendenti alla poltrona di primo cittadino di Capannori è stato organizzato dal comitato che si batte contro la tangenziale. Quando i matti cantavano a Maggiano, il libro di Enrico Marchi e Marco Innocenti ricostruisce il festival della canzone che si teneva tra le mura del manicomio negli anni Sessanta. L'Oke il Tristino e Forte dei Marmi, uno scudetto per due sabato sera a gara 1 al Paladante di una sfida ormai classica che anche quest'anno ha in palio il titolo di Campione d'Italia. I rossoblù cercano il colpaccio per sfruttare poi le due gare in casa. I motori Filippo Bianchi vola nelle libere a Vallelunga, il 18enne pilota lucchese subito protagonista con tempi strepitosi, sabato le qualifiche e domenica la prima gara del trofeo aprile a 660 dove Bianchi punta decisamente al titolo. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale. Dunque, l'avete sentito, partiamo subito dalla cronaca con l'ennesimo incidente che si è verificato lungo le nostre strade. Un uomo di 53 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essersi schiantato in sella alla sua moto contro un'auto. È accaduto sulla via Pesciatina a Capannori. Ma ci spiega tutto, Egidio Conca. Grave incidente stradale sulla via Pesciatina a Borgonuovo nel comune di Capannori. Un motociclista di 53 anni della provincia di Pistoia è stato trasportato al San Luca in codice rosso dopo lo scontro con un'auto all'altezza dell'incrocio con via Madre Gemma Giannini. Da una prima ricostruzione l'uomo in sella di una Ducati Scrambler viaggiava in direzione Lucca mentre l'auto, una dacia jogger guidata da un 83enne di Capannori, proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista avrebbe prima sbattuto contro il parabrezza dell'auto e poi è finito rovinosamente a terra. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i mezzi del 118. Vista la dinamica dell'incidente è stato allertato anche il Pegaso 3, il cui intervento però alla fine non è stato ritenuto necessario. Il 53enne è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Lucca. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale di Capannori, che si è occupata anche di regolare il traffico. Lasciamo la cronaca, ci occupiamo adesso di politica in vista delle elezioni amministrative del 9 giugno. Andiamo per la precisione a Capannori, dove in una sala consiliare affollata è andato in scena il primo confronto tra candidati a sindaco. Sentiamo favorevole agli assiviari, ma con alcune modifiche, totalmente d'accordo, assolutamente contraria. Sono chiare le posizioni espresse dai tre candidati al sindaco di Capannori, rispettivamente Giordano Del Chiaro per il centro-sinistra, Paolo Rontani per il centro-destra e Nicoletta Gini per Capannori Popolare, nel primo confronto elettorale che si è svolto nella sala del Consiglio Comunale per l'occasione strapiena di persone. Sollecitati dalle domande di Alessio Stefanini del Comitato Ambientalista Altre Strade, in sostanza i candidati hanno confermato chiaramente le loro idee e gli stessi ambientalisti riconoscono loro il fatto di non aver minimamente modificato le loro posizioni in virtù del consenso popolare. Il titolo della tavola rotonda organizzata dal Forum per la tutela dell'ambiente e salute dei cittadini di Lucca e della Piana che porta avanti la battaglia per fermare la grande infrastruttura, d'altronde non ammetteva troppi tentennamenti. Assi viari e mobilità sostenibile, quale futuro per la piana di Lucca? Un confronto tutto sommato animato e frizzante grazie alle numerose domande del pubblico che ha finalmente scaldato i motori di una campagna elettorale fin qui piuttosto piatta e ormai agli sgoccioli. Per venire al dunque delle argomentazioni, Del Chiaro ha ribadito tra le altre cose che il Comune ha chiesto a RFI modifiche al piano degli assi viari, soprattutto per la parte di Via Domenico Chelini e il nuovo tratto che dovrebbe collegare la zona industriale di Carraia con Tassignano. Per Rontani l'opera si deve fare, senza se e senza ma. Le strade servono e il traffico deve essere decongestionato. Opposta alla posizione di Gini, ci sono metodi alternativi validi al trasporto su gomma per togliere gran parte dei camion dalla piana e da Viale Europa. I candidati torneranno a confrontarsi a viso aperto sui temi più caldi dell'attualità e della campagna elettorale su Noi TV. L'appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle 21.30. Dunque voltiamo di nuovo pagina, ci occupiamo adesso di sanità e per la precisione di prevenzione perché domenica sarà possibile per tutta la giornata effettuare test gratuiti a Lucca e a Capannori per l'epatite C. Tutti in piazza domenica 26 maggio per uno screening gratuito sull'epatite C. L'invito arriva dall'Asra Toscana Nord-Ovest, un semplice pungidito rapido su sangue capillare con cui scoprire in pochi minuti se si è positivi. Spesso senza saperlo, visto che l'infezione, si spiega, può decorrere senza sintomi per anni o decenni. Gli appuntamenti sono in piazza della Cittadella a Lucca dalle 10 alle 19 con la Croce Rossa Italiana e a Capannori in piazza della Chiesa dalle 9 alle 12 con i test gratuiti della Misericordia. L'evento, promosso dalla Regione toscana e organizzato con la collaborazione dell'Associazione di Volontariato toscane e che coinvolgerà tutto il territorio regionale, è parte della campagna di screening gratuito ripresa nelle scorse settimane, dopo i 41.000 esami effettuati nel 2023. Spazio adesso agli eventi e alla cultura, l'estate porcarese è ormai un appuntamento tradizionale che si rinnova e questa rassegna sarà anche quest'anno all'insegna di nomi di altissimo profilo. I giovani protagonisti indiscussi dell'estate porcarese, insieme alla cantautore Dargen D'Amico e ad altri ospiti di altissimo profilo, dal filosofo e saggista Umberto Galimberti al professor Mario Tozzi, ricercatore del CNR e divulgatore scientifico. Piazza Felice Orsi si prepara così a vivere la dodicesima edizione della rassegna diventata ormai un appuntamento tradizionale tanti gli eventi che animeranno il cuore del paese da domenica 2 giugno a sabato 6 luglio. Tornano gli spettacoli musicali, le manifestazioni gastronomiche e quelle ludico-sportive, ma anche i talk show con ospiti di punta del panorama nazionale e le iniziative per dare spazio, come detto, ai giovani talenti del territorio. Il 2 giugno, dalle 10 alle 20, il centro del paese si trasformerà nel villaggio del bambino. Tema di quest'anno sarà il cibo del futuro. Tutte le attività in programma avranno l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie a una visione sostenibile e responsabile in linea con la sensibilità di Lucart, main sponsor dell'evento. E ancora giostre, gonfiabili e spettacolari artisti di strada. Torna il villaggio del bambino il 2 di giugno 2024, la manifestazione del comune di Porcari che è arrivata finalmente direi con, alla decima edizione. L'iniziativa quest'anno torna sul tema della sostenibilità con una declinazione nuova dedicata al, al cibo del futuro, quindi i nostri ragazzi, i nostri bambini, soprattutto quelli che hanno partecipato al concorso scolastico di ramato a tutta la regione toscana, hanno creato degli elaborati, dei disegni ispirati proprio al tema che, verranno, che vedrà, insomma, eh, premia, verranno premiati il giorno 2 giugno sul palco di Piazza Felice Orsi. Ancora la cultura con un libro Quando Maggiano cantava il volume di Enrico Marchi e Marco Innocenti ricostruisce il festival della canzone che si teneva tra le mura del manicomio negli anni 60. Ce ne parla Egidio Conca. Forse non tutti sanno che al manicomio di Maggiano negli anni 60 del secolo scorso si teneva un festival della canzone. A scrivere i brani, cantare e suonare sul palco, applauditi da un folto pubblico, erano i ricoverati, aiutati e coordinati da alcuni operatori della struttura. E l'esibizione aveva un valore terapeutico ben prima che la ludo e la musicoterapia si affermassero in pieno come metodo di cura. Di questo parla il libro Leggera Cura quando Maggiano cantava, scritto dallo psichiatra Enrico Marchi e dal giornalista Marco Innocenti, presentato anche a Lucca dopo aver riscosso successo al Salone del Libro di Torino. Il Festival di Maggiano ci fa scoprire un ospedale psichiatrico lucchese all'avanguardia per quell'epoca. Questo libro nasce innanzitutto dalla curiosità eh, di trovare appunto nella storia del manicomio di Lucca, il manicomio che ha visto moltissimi nomi importanti della psichiatria, da Tobino a Lippi Francesconi a Gerarducci, eh, di trovare appunto dei momenti che erano un po' all'avanguardia per allora e che a tutt'oggi eh, aiutano i servizi eh, a trovare tecniche eh, di reinserimento sociale. Allora negli anni 60 era assolutamente una novità a livello italiano ma probabilmente anche europeo. Questa esperienza fatta grazie all'intuizione del professor Ghirarducci e anche di un infermiere musicista che poi materialmente istruiva questi degenti cantanti musicisti a organizzare una cosa che portò 3.000 persone agli spettacoli per sei anni, con 15 ospedali psichiatrici che arrivavano da tutta Italia e, soprattutto, con una terapia aggiuntiva diciamo, alle cure tradizionali, ordinarie, la psicofarmaci e la psicoterapia che spesso portava alle dimissioni dei pazienti. La presentazione è stata introdotta dalla presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese, Daniela Melchiorre. È un libro molto interessante, è un excursus praticamente di esperienze, eh, di tecniche riabilitative dove all'epoca venivano chiamate ludoterapia ma che oggi hanno un significato molto importante e apre degli spaccati veramente interessanti che in un'occasione come questa, a cent'anni dalla nascita di Basaglia, eh, rivestono veramente un'attualità eh, rilevante. Ci occupiamo adesso di turismo, ma di un turismo particolare, ovvero quello abbinato alle cure mediche, perché di questo importante tema si è occupata la Fondazione Campus che ha organizzato un seminario. Le nuove frontiere del turismo medico, ovvero i viaggi abbinati a cure mediche, che possono essere anche termali, o comunque a trattamenti per il benessere della persona. Se ne è parlato alla Fondazione Campus, dove si è svolto il primo Medical Tourism Seminar 2024. Scopo dell'incontro: riunire elementi più brillanti per esplorare il legame tra assistenza sanitaria ed ospitalità, con l'obiettivo di svelare nuove opportunità di branding e ridefinire l'esperienza dei pazienti e degli ospiti attraverso soluzioni innovative. L'appuntamento è stato organizzato in collaborazione con l'Università Americana di Memphis ed hanno partecipato alcune delle più grandi aziende del settore. Si è tracciato un po' quello che è il futuro di un settore in forte crescita. Si è parlato di dimensioni del fenomeno, di eh, strategie di marketing e di ricerca anche di un branding che garantisca sempre la qualità. Proprio perché il paziente possa vivere un'esperienza da turista nel momento delicato della cura. Quindi eh, è davvero un piacere aver potuto seguire i lavori in cui il leader del settore e le grandi imprese del, dell'healthcare e dell'hospitality americane si sono confrontate oggi qui a Fondazione Campus. Rimaniamo in tema perché adesso parliamo del rilancio del turismo nelle zone periferiche. Andiamo in Valle del Serchio. Luca Galeotti. Si è concluso il progetto Incultum finanziato dall'Unione Europea, è nato con l'obiettivo di utilizzare modelli turistici sostenibili per rilanciare il tessuto sociale di regioni e territori periferici e marginali sparsi per l'Europa. Il progetto comprendeva dieci casi pilota in nove stati del continente, tra questi c'era anche il borgo Emiliano Garfagnino di San Pellegrino in alto. Coordinato e gestito dall'Università di Pisa in collaborazione con la Fondazione Campus di Lucca, in vista della conclusione delle iniziative di Incultum, sul caso pilota di San Pellegrino è stato organizzato un evento svoltosi presso il Teatro Artieri di Castelnuovo. Il team di ricerca di Incultum ha esposto le progettualità sviluppate sul sito di San Pellegrino negli ultimi anni, evidenziando gli obiettivi e le necessità che hanno spinto a tali azioni, concentrandosi anche sulle prospettive future del borgo medievale e del museo etnografico Don Luigi Pellegrino. L'evento inoltre si è contraddistinto anche per la messa in scena dello spettacolo teatrale Un prete, due santi, un confine e 4.000 pezzi unici, rappresentato dall'attrice versiliese Elisabetta Salvatori, anch'esso nato all'interno di Incultum. Un viaggio storico incentrato sulle vicissitudini che hanno portato alla nascita del museo locale e ai personaggi del passato del borgo appenninico che ancora oggi rivivono attraverso l'esposizione museale e i suoi oggetti. Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie per averci seguito fin qui. Adesso, linea allo sport in studio, Guido Casotti. Un buon proseguimento, arrivederci.